Ciao, buonasera a tutti, io sono Anna Fusco, ho 31 anni e sono di Roma e adesso sono qui per fare un'intervista per Nefi, che bello, sono molto contenta e infatti ci tengo a ringraziare molto il magazine per darmi la possibilità appunto di fare questa intervista, questa video intervista. Io sono una coach, sono una life, una sport e una business coach. Sono nata senza mano e avambraccio sinistri, ma questo non mi ha mai impedito di fare ciò che voglio nella vita. Difatti, oltre a questo, sono anche una cantante, una modella e un'attrice. Yeah! Ho sempre 10.000 cose da fare, però va benissimo così. Quindi, detto ciò, inizio a rispondere alle domande. Allora, ci spieghi in maniera semplice il tuo lavoro di coaching? Allora, vi spiego che cos'è il coaching. È un metodo che aiuta le persone a raggiungere i propri obiettivi di vita tramite le loro potenzialità. Quindi, il coach utilizza delle domande maieutiche, delle domande brevi. E le rivolge appunto al proprio cliente e tramite queste domande il cliente poi è in grado di rispondersi da solo. Magari ci vuole anche del tempo, però poi alla fine la domanda arriva, non c'è niente da fare e quindi da lì si possono poi definire obiettivi precisi e insieme al coach creare dei piani d'azione effettivi per aiutarlo a raggiungere questi obiettivi di vita. Quali sono i primi passi quando incontri una piccola allieva? Allora, da premettere che io seguo anche le famiglie che hanno bambini come me, oppure persone adulte nate come me. E quindi per quanto riguarda la piccola allieva che magari è come me, io cerco sempre di portare la mia esperienza, di raccontargli, di fargli capire che la vita è bella, che si sorride, che non deve nascondersi, che non deve aver paura di mostrarsi al mondo così com'è, perché così va bene. È quello anche che cerco di far comprendere ai genitori che non c'è bisogno di cambiare il proprio figlio. E va benissimo così e se un genitore subisce in quel momento diciamo una sorta di trauma alla nascita del bambino, come comprensibile che sia, non deve trasferirlo al bimbo perché il bimbo essendo nato così, la bimba in questo caso, per lei è tutto normalissimo e va bene così, non deve percepire un problema che in realtà lei non vede. Cioè, io quando ero piccola ero felice e spensierata e chi se ne frega di tutto? Vabbè, lo sono anche adesso. Poi, arrivare ad essere una coach diplomata è stato difficile. Allora, diciamo che ho iniziato questo percorso seguendo le famiglie da coach che avevo 14 anni ho iniziato, diciamo, e solo quando però ho completato il mio percorso di vita mi sono trovata dentro questo mondo, le persone che mi chiamavano, che mi prendevano come esempio da seguire, che volevano sentire la mia esperienza di vita, insomma, parlare, ho capito che quello era il mio mondo e quindi ho deciso di diplomarmi proprio in una scuola nel 2020 ed è stato difficile perché comunque sono stati 3 mesi, 4 se non sbaglio, in cui ho dovuto fare studio del manuale, seguire la scuola full immersion tutti i giorni, fare anche il tirocinio, insomma ho dovuto fare così tante cose che meno male c'era lockdown perché se lavoravo non lo so se ce la facevo. Poi ho fatto l'esame ed è andata bene. E come si svolge il corso? Allora, in realtà sono delle sessioni, chiamiamole così, di un'ora. Si comprano dalle 6 alle 8 le 10 sessioni, individuali, dove io parlo con la persona in questione e capisco insomma se la posso aiutare e una volta che capisco questa cosa, che espongo appunto il mio metodo, si inizia così il percorso che sia di 6, di 8 o di 10 sessioni. È un percorso paritario, infatti è una relazione asimmetrica e complementare e si può svolgere in qualsiasi punto, anche al bar, al centro commerciale, c'è cioè, diciamo una sorta di parità tra di noi. E
E si può essere anche amici con una persona, con un proprio cliente. Un coach può essere amico di un proprio cliente, basta che fuori dall'ambito lavorativo, insomma, non si parli di lavoro, quello è importante. Poi, quali consigli daresti ad una bimba che inizia a guardarsi allo specchio? Beh, io diciamo che mi sono resa conto della cosa all'età di 11 anni, tra virgolette, perché il momento in cui entri nella fase peggiore, l'adolescenza, la pubertà, e lì ti guardi allo specchio e dici, oh, ma a me mi manca un pezzo, non sono come gli altri. Il che oggettivamente è così, ma quello che io ho imparato nella mia vita è che come io mi vedo, gli altri mi vedono. E finché io mi vedevo una persona insicura, poverina, e tendevo a nascondermi, le persone mi vedevano in quel modo. Quando io, dopo il mio percorso, ho imparato ad accettarmi e a capire che andavo bene così, che io mi andavo bene così, io personalmente, allora tutto il mondo mi ha accettato perché io mi vedevo in un certo modo e mi esponevo così come mi espongo adesso con voi, senza il minimo problema, e quindi gli altri mi vedono in quel modo. Quindi questo direi a una bimba che si guarda allo specchio. Dici, tu ti potrai anche vedere male alla prima botta perché ci può stare, ma quando ti vedrai bene, gli altri ti vedranno bene. Non c'è niente da fare, dipende tutto da te, tutto da te. Quindi è meglio che cominci già a guardarti bene allo specchio. Ti hanno mai discriminato nel lavoro di modella? Devo dire di sì. Considerate che io ho 31 anni e questo percorso mi ha iniziato ad andare veramente bene solo nel 2018, esattamente. Perché fino a prima alle volte mi prendevano e dicevano che bella ragazza, quando vedevano la cosa dicevano, oh, che peccato, quindi anche peggio, quindi no. Invece devo dire che dal 2018 le porte dell'inclusione sono state maggiori, ho partecipato infatti a Miss Italia del 2018 alle selezioni senza protesi, perché io sono dell'idea che ognuno di noi è unico e non deve avere paura di mostrarsi al mondo per ciò che è, e che la protesi è una scelta che deve essere utile. Per quanto riguarda il mio caso non era affatto utile, io sono nata così, non so cosa voglia dire avere due mani, perché ne devo avere un'altra se ne sta bene una? Non può mancarmi una cosa che non ho mai avuto, no? Quindi sono tutta felice così e quindi diciamo che le botte nel mondo della moda l'ho prese, però poi non si deve mai mollare perché è tornato tutto, tutto torna, come si dice. Ho fatto la Milano Fashion Week, ho sfilato la Milano Fashion Week, ho sfilato la Parigi Fashion Week, ritornerò a sfilare la Parigi Fashion Week. Mi ha visto anche Macron, la moglie di Macron, i complimenti, cioè, ho ricevuto grandi successi. Poi, come devono essere educati i genitori? Allora, i genitori, come ho detto prima, è molto importante che loro non trasferiscano il trauma, perché dal momento in cui loro hanno questa consapevolezza, capisco comprensibilmente può essere una botta, perché una persona con due mani, se pensa che un'altra ne è una di meno, gli viene a colpo, tra virgolette, perché pensa che può essere un problema. Invece no. Non è così. Il problema è come facciamo vivere questa situazione all'interno della società, noi persone esterne, specialmente un genitore che è la persona che si prende d'esempio, il bambino prende esempio. Quindi il genitore, capisco che all'inizio possa stare male, ha bisogno di tempo per capire, per informarsi com'è la situazione, per parlare magari con persone come me, che la vivono, mi raccomando, questa è la cosa più importante, parlare con chi la vive. La stessa identica situazione, chi ci è nato, che è diverso da chi la perde, ognuno è a sé, e rendersi conto che effettivamente va bene così. Io quello che cerco di educare principalmente è far sì che il loro trauma non venga trasferito al figlio. Il genitore in sostanza può piangere quanto gli pare, però non deve piangere mai davanti al figlio, non deve mai iperproteggere il figlio, non deve mai cercare di aiutarlo a prescindere con la faccia triste, no.
No, perché il figlio da che non vede il problema, perché nasce così, per lui è normale così, inizia a dire, allora io ho un problema se vengo trattato diversamente dagli altri, in questo modo. La stessa cosa è importante far presente alle maestre, non devono mai trattare il bambino diversamente dagli altri, non devono mai mostrare una sorta di tolleranza, pietà, pena, quello che sia, assolutamente no, deve essere la normalità, come deve essere trattata la normalità quando un altro bambino chiede, cos'hai? E io non c'ho una mano. Ah, fine. Cioè, nel senso, non c'è nulla di male neanche in questo. Non bisogna entrare in difficoltà neanche in questo, perché questa è la normalità. Se non fossimo nati così, sarebbe, diciamo, strano. Quindi noi siamo nati così perché la natura ci ha voluto così e quindi siamo normali anche noi, in sostanza. Non ci deve essere un problema nel chiedere, non chiedere. Perché? Meglio chiedere che guardare. Poi, detto questo, il momento più difficile della mia vita ed il più bello. Oddio mio, che domandoni. Allora, qual è il più difficile? Il più difficile della mia vita. Forse quando sono caduta in depressione forte ho sofferto di attacchi di panico molto forti, da pronto soccorso codice rosso. Forse quello, sì. Però io, nata così, abituata ai miei genitori a affrontare la vita sin da subito, cioè io ho avuto una famiglia, mi ha sempre detto questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, tu Anna sei diversa, non hai una mano, però va bene uguale, cioè, mi hanno sempre messo avanti agli specchi, mi facevano vedere come si apriva la merendina per mangiarla, la seconda volta se la volevo mangiare la dovevo aprire io, se no non la mangiavo, quindi ho imparato sin da subito ad affrontare tutto e quindi abituata già ad affrontare queste situazioni, non mi sono mai demoralizzata, cioè comunque ai momenti brutti della mia vita, come gli attacchi di panico forti che sono stati quelli che mi hanno fatto capire c'era un problema, che probabilmente io ancora non mi era accettata, io ho detto io devo fare qualcosa e farò qualcosa e sarò bene. Così ho fatto. Mai stare fermi a guardare, mai duraturi in quel nello stesso tempo, mai rimanere lì fermi senza fare niente. Perché non si ottiene nulla. Quindi quello lì, questo è stato il peggiore. Il più bello, forse quando ho sfilato Miss Italia senza la protesi, sono stata la prima Miss a partecipare al concorso con una protesi, e quindi senza un arto, diciamo. E forse è stato quello, il grande riconoscimento che ho avuto da lì, poi è uscito, diciamo. Ho avuto una grandissima visibilità, da lì mi hanno contattato in tantissimi, quindi diciamo forse è stato quello perché lì ho detto, mi sono detta allora tutto ciò che ho fatto per me stessa e che adesso voglio condividere agli altri perché sono pronta per aiutare gli altri è servito, cioè veramente, quello è stato emozionante. Quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, ho girato un cortometraggio da protagonista, yeah! Che a breve uscirà e lo presenteremo a tutti i festival e poi andrà su Amazon Prime. Poi progetti futuri, sto pensando, allora per ora quello, ho pure un progetto Canoro, un album con un'altra voce, quindi un'altra personalità artistica e sto pensando perché ho sempre tante cose da fare e in contemporanea sto girando l'Italia perché mi chiamano per parlare appunto del coaching da speaker alle aziende o alle persone, agli eventi, ai sportivi, quello che sia. Insomma, tante, tante cose in ballo, questa è la mia vita e vorrei che continuasse ad essere così. E basta, beh, cioè non mi viene in mente altro, poi come sono io, com'è la mia vita tutta scritta in un'agenda, perché se no mi scordo tutto, sicuramente ci sarà anche dell'altro. Però questi sono quelli a breve termine. E niente, io penso di aver risposto tranquillamente ad ogni domanda. Sono veramente molto contenta di aver avuto la possibilità di fare questa intervista, questa video intervista. E vi mando un grosso abbraccio, abbraccione, forse che non vi stringo bene, però sì. E un bacio e spero che possa esservi utile e vi possa anche piacere. Comunque, vabbè, io sono Anna Fusco, mi trovate ovunque. E niente, grazie Nefi, bacio da tutti.